Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi andiamo a parlare di Ganna. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare già da subito un mi piace e un commento se questo format vi sta piacendo. Se mi volete anche lasciare il nome di un rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare, in descrizione trovate tutti i miei social, le playlist, il gruppo Telegram e detto questo possiamo anche incominciare. Sergio Giovanni Kitchens è nato il 14 giugno 1993 a College Park in Georgia, una piccola città vicino alla più grande Atlanta. Viene cresciuto dalla madre che oltre lui si prende cura degli altri quattro fratelli maggiori. A scuola, come un po' tutti i rappers, non era un genio, ma bene o male ci andava, fino a quando uno dei fratelli maggiori viene sparato e ucciso e questo porterà Ganna a maturare più in fretta del solito. How did your brother pass, if you don't mind me asking? Oh, he got shot. He got killed. Sorry to hear that. Comincia a far musica all'età di 15 anni dopo aver scoperto che un amico del suo stesso quartiere aveva un piccolo studio di registrazione e quindi i due hanno incominciato a cimentarsi creando le prime canzoni. Tra le sue influenze musicali più grandi troviamo gli Outkast, un duo formato da 103,000 e Big Boy, due colossi del rap americano, ma anche T.I., Cameron e tanti altri. Nel 2013 arriva il suo primo mixtape, Hard Body, sotto il nome di Young Ganna però ai tempi. Nel 2015 arriva la prima svolta nella sua carriera. Viene presentato agli Untagged tramite un amico in comune, King Troop, deceduto a dicembre dello stesso anno. Una figura molto importante per entrambi, anche lui faceva musica e pensate che addirittura gli Untagged gli ha dedicato una canzone con tanto di video su YouTube che prende proprio il suo nome. Colpito dallo stile di Ganna, decide subito di dargli un'opportunità e lo inserisce nella traccia Floyd Mayweather, estratta dal mixtape Jeffrey, assieme a due nomi ben più grossi di lui, Travis Scott e Gucci. Si tratta di una delle sue prime apparizioni nel rap che conta, passatemi il termine, e nonostante la concorrenza direi che se l'è cavata piuttosto bene. Se poi pensiamo che lo stesso anno Thug gli offre un contratto con la sua YSL, etichetta proprio nata nel 2016, beh, forse questo Ganna qualcosa di speciale ce l'ha davvero. Ed ecco così che arriva Drip Season, il suo primo mixtape ufficiale, uscito proprio sotto Young Stoner Life, vede i feat di Young Thug, Lil Duke e Nekki, tutti artisti di YSL. L'anno successivo arriva anche il sequel, Drip Season 2. A sto giro nei feat troviamo Offset De Migos e Playboi Carti e proprio la canzone con quest'ultimo, YSL, verrà aggiunta anche alla radio di GTA. Durante lo stesso anno esce anche Drip or Drown, un EP di 7 canzoni totalmente prodotto da Wheezy che vede solo il feat di Young Thug. Concentriamoci ora su questi due nomi che, assieme a quello di Lil Baby, diventeranno le tre figure più importanti nella carriera di Ganna. Ogni rapper ha il suo produttore, e così come magari 21 a Metro, Playboi Carti a Pierre, Ganna a Wheezy. Certo, lavora spesso anche con Taurus o Turbo, però possiamo definire Wheezy il suo main producer. Il suo nome, a differenza di quello che si possa pensare, gira nella scena ormai da parecchi anni, nonostante solo negli ultimi 2-3 è diventato a tutti gli effetti un big. Ha prodotto la maggior parte delle tracce di Barter 6, album di Young Thug, e curato anche diverse dei vari Slime Season. Tra le sue influenze troviamo Shoddy Red e DJ Thump, due nomi che hanno gettato le fondamenta per quanto riguarda lo sviluppo del lato musicale della trap. E chi meglio di Young Thug poteva capire chi fosse il producer perfetto per Ganna? Il suo ruolo invece è quello di padre artistico. Così come un papà aiuta il proprio figlio nei primi passi, Thug fa lo stesso con Ganna, musicalmente parlando, è chiaro. L'ha indirizzato nella maniera più corretta verso la strada giusta, quella del successo, dandogli consigli ed evitando che facesse gli stessi sbagli che magari Thug aveva già fatto alla sua età, non avendo nessuno che poteva metterlo in guardia. Ma torniamo un attimo in tema Drip Season e nel 2018 arriva il terzo capitolo, anche l'album con cui il nome di Ganna inizia ad essere sempre più attuale. Passano gli anni ed inizia ad avere il rispetto sempre da più esponenti della scena e difatti in questo album troviamo Lil Uzi Vert, Lil Baby, Lil Durk, Hood Rich, Pablo One e tanti altri. Non dimentichiamoci anche che il produttore esecutivo di tale progetto è Metro Boomin. Proprio la traccia con Lil Baby, Ho Ok, dove troviamo anche Young Thug, diventa la hit per eccellenza di questo album, ottenendo 75 milioni di streaming su Spotify e 130 milioni di views per il video su YouTube. Ma non finisce qui per quest'anno, anzi a dir la verità è ancora molto lungo. Viene pubblicato il singolo Sold Out Days, in collaborazione con Lil Baby, una canzone che nei mesi successivi macinerà un sacco di streaming, facendo diventare i due la coppia più hard del momento. Qualche mese dopo Travis Scott decide di chiamarlo In Yosemite, una canzone di Astroworld in cui c'è
anche la presenza di Neb. La cosa interessante di questo pezzo è che praticamente è tutto rappato con lo stesso flow di Sold Out Dates, cosa che certifica anche quanto quel pezzo sia andato forte. Il 12 settembre 2018 Gunna e Lil Baby tornano insieme con Drip to Hard, il primo singolo estratto da Drip Harder, loro joint album che uscirà circa un mese più tardi. Innanzitutto questa canzone ha fatto dei numeri pazzeschi, perché ad oggi ha più di 800 milioni di riproduzioni, diventando ai tempi la loro hit di maggior successo. L'album, anche commercialmente parlando, è andato molto bene, perché ha conquistato la quarta posizione della classifica Billboard alla prima settimana, vendendo anche 130.000 copie. Tra i feat di certo spicca il nome di Drake nella traccia Never Recover, uno dei bangers anche più potenti dell'album a mio avviso. Lil Baby e Gunna non sono più due emergenti, sono presente e futuro della trap americana, e questo progetto ne è la prova. Finisce quindi così il suo 2018, l'anno della consacrazione tra i big della scena, ma non aspetta molto prima di ricominciare con le danze. Il 22 febbraio 2019 ecco Drip or Drown 2, che a questo giro non è un EP, ma il titolo del primo album studio del rapper. Per lui terzo posto nella classifica Billboard con 90.000 copie vendute nella prima settimana. Come progetto è ben più maturo della saga Drip Season o anche dello stesso Drip Harder, e l'abilità di Gunna di star di Cristo su ogni cazzo di beat tutt'oggi mi lascia senza parole. Non importa se si tratta di un banger o di qualcosa un po' più catchy, riesce sempre a suonare in maniera impeccabile in qualsiasi contesto. Chiaramente deve piacerti il suo stile, se già qualcuno di base ha problemi nell'ascoltare trap non mi aspetto che Gunna diventi il suo rapper preferito, ma per quanto mi riguarda è un sottofondo piacevole che ascolterei praticamente sempre. Ad agosto viene chiamato da Papa Tag per la sua Hot, canzone estratta da So Much Fun, senza ombra di dubbio la hit per eccellenza del disco. Beat clamoroso di Wheezy su cui sia Gunna che Tagga riescono a dare il meglio di loro. In occasione di Halloween dello stesso anno verrà remixata da Travis Scott e uscirà anche un video su YouTube. Dopo un 2020 che si apre pieno di singoli, featuring, remix e quant'altro, ecco il 22 maggio Hunna, il secondo album studio del rapper. Finalmente riesce a conquistare la posizione numero 1 della chart di Billboard, vendendo anche 111.000 copie. Qualche mese prima del drop ha anche spiegato cosa significasse Hunna: ricco, handwork, naturalmente autentico, senza scuse, che tradotto in una lingua un po' più umana significa che è una persona vera per così com'è. Dopo un paio di mesi esce anche la Deluxe Edition, e per me ad oggi è senza alcuna ombra di dubbio il suo migliore album. Riesce a essere un po' più completo anche di Drip or Drown 2 e scorre liscio, che è una meraviglia. Ma l'estate è ancora calda e il 14 agosto esce Lemonade, un singolo di Internet Money con Gunna, Don Toliver e Neb. Una hit assurda, super catchy, che non può far altro che rimanerti in testa. Tutt'oggi è la sua più grande hit, almeno per quello che dicono i numeri, più di 900 milioni di riproduzioni su Spotify. Ma concentriamoci sul presente. Quest'anno è uscito Slime Language 2, l'album di Young Stoner Life, che vede chiaramente la partecipazione sua a più tracce, ma di suo, proprio come artista singolo, non è ancora uscito nulla, almeno a livello di progetti. Annunciato però, e non da poco, Drip Season 4, quello che sarebbe il quarto capitolo della sua celebre saga. Quindi attualmente stiamo aspettando tutti quello. Come vi dicevo prima, l'ha annunciato da qualche mese e secondo me ci sono buone probabilità di ascoltarlo prima che il 2021 finisca. Staremo a vedere. Siete in hype per DS4? Vi piace Gunna? Avete un album o canzone preferita? Fatemi sapere tutto questo qui sotto nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni tipo di video che pubblico. Passate in descrizione che trovate tutti i miei social, le playlist, ma anche il gruppo Telegram. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.